stiamo vivendo in un sistema molto malato, patologia. Quella evidente è la patologia economica. Tutti lo sappiamo che questo sistema sta producendo la distruzione del pianeta. Sanno tutti. Tutti sappiamo che questo sistema sta producendo una sofferenza psichica inaudita. Un quinto della popolazione fra un po' sarà psichiatrica, quindi. E siamo consapevoli che stiamo veramente rischiando l'estinzione. Si parla di antropocene, cioè il periodo in cui l'impatto dell'uomo è superiore a quello degli astri, delle catastrofi naturali, come non è mai stato. Siamo veramente i distruttori della vita su questo pianeta. Quindi questa è già una cosa. Ma poi, insieme all'economia, cosa c'è? Ovviamente la finanza, che è l'economia ormai è stata soppiantata quasi dalla finanza, che è più importante. Vabbè. La politica come va? La politica è molto semplice. La politica è in funzione dell'economia e della finanza. Cioè si fa politica in funzione di quello che vogliono i mercati. E come vanno le scienze? Da Dio. Scienze oggi richiedono grandi finanziamenti. I finanziamenti arrivano se la scienza fa quello che le grandi multinazionali, i grandi potentati vogliono. Cioè non, per esempio, nella scienza medica, aiutarci ad avere una buona salute. Ci aiutano ad ammalarci gravemente, sempre di più, cronicamente, e poi curarci male, però in modo costoso. Questa è la sanità. Se andiamo a guardare sulla Costituzione, dice la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. Mi sembra che la salute sia tutelata, l'ambiente inquinato, tutto quello che succede. Ma aggiunge un'altra cosa, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, quindi del popolo. Questo è uno dei tanti casi in cui la politica, che dovrebbe essere al servizio in funzione del popolo, questo dovrebbe essere, invece è funzione dei nemici del popolo, la finanza. La finanza è quell'attività che Aristotele chiamava crematistica, che cioè vuol dire fare denaro dal nulla, crematistica, vuol dire che io faccio denaro su denaro su denaro ed è infinita quell'attività lì, non c'è fine. Quindi siamo nella patologia economica, finanziaria, politica, scientifica, salvo le ovvie eccezioni. L'educazione, la scuola è malata gravemente, perché la stessa logica dell'economia è finita nella scuola. Il lavoro. È un diritto, non lo è più. Dipende se conviene ai mercati o no farci lavorare. Se non gli conviene, anzi ci chiedono di avere una quota di disoccupazione, perché se siamo tutti occupati loro ci guadagnano di meno. Sapete che la Commissione europea detta ogni anno il tasso di disoccupazione minimo che dobbiamo avere per mantenere l'inflazione dentro i parametri della Costituzione europea, ormai dei trattati di Maastricht. Noi dobbiamo stare al 2%, non di più, e quindi per le leggi economiche ciò significa che ci sarà deflazione salariale, senza scampo. Cioè se non ci deve essere inflazione, questo è il nostro nemico,
Vuol dire che tuteliamo i creditori e non tuteliamo i debitori. I creditori sono i più ricchi e i debitori sono i più poveri, i quali si indebitano. Quindi c'è tutto il meccanismo del debito che ormai è ben spiegato. Ok, bene, allora, se noi dovessimo dire, ma qui, che da diavolo di patologia è tutta insieme? Dov'è il nucleo? Perché se no corriamo dietro ogni volta, beh, allora modifichiamo un po' l'economia, modifichiamo un po' la finanza, facciamo qualcosina nella medicina, interveniamo un po' nella scuola, sul lavoro, vediamo di trovare il sistema dei voucher, come si chiamano, ma proviamo un po' così, proviamo, ma su tutte puntini. Un economista che dice con chiarezza dove ci troviamo è Malvezzi, Valerio Malvezzi, il quale dice di fronte al Senato, gli spiega queste cose e poi gli dice, vedete l'etica, dov'è? È all'ultimo posto, mentre dovrebbe essere al primo. E quindi dice ai senatori, oggi di fronte a questo sistema in cui voi discutete ogni giorno di spread, facciamo un po' così, proviamo di qua, tagliamo di qua, mettiamo di qua, chiediamo un prestito, il 2%, il 2,1, 2,04, cioè, c'è una sola parola, basta, ma basta. Cioè basta, cioè fine, cioè questo. Basta, questo è irredimibile. Non si può aggiustare una porcheria simile. Perché dietro tutto questo, il nucleo è uno solo. Io chiamo questo il simbolo RP. Qui non c'è il retto pensiero. C'è lo scorretto pensiero. Quindi tutto quello che dobbiamo fare per mettere a posto la psiche, l'economia, le scienze, l'educazione, il lavoro, tutto quello che volete, l'immigrazione, bisogna riprendere il cammino del retto pensiero. Cioè il pensiero che è pensiero fisiologico. Cioè quando il nostro pensiero, ovvero la nostra mente, ovvero la nostra ragione, il nostro linguaggio, il nostro sapere, il nostro modo di conoscere, tutte queste cose qui, pensiero sintonizzato al modo in cui funziona la natura. Ecco. Noi qui abbiamo creato un pensiero che è ostile al modo in cui funziona la natura. L'ostilità è la base del pensiero del neoliberismo, del liberismo. Quel tipo di pensiero è la forma storica attuale del male. Pensare male crea malattia. In francese è più vicina la cosa, malattia da maledire. Quindi dobbiamo tornare alla salute. Ecco qua. Ci sono centinaia di migliaia di libri che spiegano la crisi, ognuno con la sua soluzione. Facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Ma le soluzioni filateliche, parziali, non servono a niente. Dobbiamo andare alla radice di tutto, la radice filosofica. Che tipo di umanità vogliamo essere? Questa domanda che vale per ciascuno di noi al nostro interno, nelle nostre relazioni familiari, di gruppo e così via. Che tipo di umanità? Scegliamo questa? Bene, il futuro è chiaro. Scegliamo quella, è altrettanto chiaro.
Adesso vi dico la bella notizia, vera bella notizia che abbiamo, per cui possiamo veramente essere dei partigiani che vincono la guerra contro questa maledizione. In Italia abbiamo un compito da svolgere, che è quello di attuare la Costituzione. La Costituzione è radicata nel pensiero fisiologico. Quindi l'etica costituzionale non è l'etica di un periodo storico. Dopo la guerra gli è venuto in mente scrivere questi articoli. No, no. Quello è un testo che varrà anche fra mille anni, come i Vangeli. Il pensiero dei costituenti ha le sue radici nell'etica, nella spiritualità dell'umanità dei livelli più profondi. Quindi, e nella Costituzione abbiamo non solo i principi fondamentali, no? Che il lavoro viene prima del capitale, cioè il capitale deve essere al servizio del lavoro, cioè le persone vengono prima delle cose. Non c'è solo il principio del pieno sviluppo della persona umana. Guardate che in Costituzione è previsto che quello che facciamo qua è obbligatorio per legge. Non è una strana cosa per cui delle persone strane si riuniscono in una sala perché non c'hanno altro da fare. Noi siamo dei pionieri che per qualche strana circostanza stiamo affrontando un terreno che fra un po' devono affrontare tutti. Quindi la Costituzione non parla solo del pieno sviluppo della persona umana, cioè della coscienza umana, che vuol dire la coscienza etica. Quando faccio così, che conseguenze hanno i miei comportamenti? Qual è il movente per cui faccio così? Le conseguenze sono buone o cattive? Sono buone solo per qualcuno, o addirittura solo per me, o lo sono per tutti, comprese le piante, gli animali? Ecco, questa è la domanda che si dovrebbe sempre porre prima di fare qualcosa.